E ciao a tutti amici, tornata da Martina. Innanzitutto buona domenica, è passata una buona settimana? Sì, sì, grazie. Oh Martina, io mi ricordo la promessa che mi avevi fatto la volta scorsa. Quelle meravigliose scarpe, esatto. E che mi dovevi raccontare anche degli aneddoti. Sì, dovevo raccontarti qualcosa. Andiamo subito allora. Ok. Rimanete con noi. Allora Martina, siamo sempre qui che parliamo di queste meravigliose scarpette. Allora dicevamo le punte, le mezze punte, ma ti ho visto in un video dove avevi invece delle scarpe stranissime. Peraltro scarpe, secondo me ballavi a piedi nudi, peraltro era su un asfalto, per cui non oso pensare le tue piante dei piedi gridano vendetta. Esatto, allora. Difatti per quanto riguarda la danza contemporanea non si usano questi tipi di scarpe, ma si è soliti ballare o col piede nudo oppure con un aiuto per agevolare l'aderenza al pavimento, o un supplemento che comunque è da sostegno per la pianta del piede sotto nelle dita. Sono traforate e vanno infilate l'alluce e le restanti dita nell'altro, allora, nell'altra apertura. Queste scarpette servono per quale motivo? Semplicemente per cercare di fare attrito affinché tu non scivoli? Esattamente, sì. Infatti va infilato, sì, comunque a piede nudo. E qui va infilato l'alluce e nell'altra apertura in modo da tenere qua, comunque scivolare solo in questa parte del piede. Volevo dire, ma incredibili, sono mignon ma sono bellissime. Queste, chi le ha inventate? Ma i primi movimenti della danza classica sono stati codificati nella corte di Luigi XIV, quindi molto probabilmente anche questo tipo di scarpa, proprio per slanciare la figura del ballerino. Considerando che le mettevano soltanto le ballerine, mi viene da dire... Sì, esattamente, infatti i maschi non indossano questa scarpa, proprio per la conformazione fisica che hanno, che è molto più, più importante, e non riuscirebbero a sostenere il proprio peso. Gli uomini hanno queste scarpette qui o ballano a piedi nudi? No, nella danza classica esclusivamente con le mezze punte. E invece nella danza contemporanea? A piede nudo oppure anche con queste tipi. Quindi le possono indossare anche loro queste. Esatto. Ho visto che mi facevi vedere quelle calze così particolari. Ah sì. Che si chiamano? Mai detto? Sono convertibili queste, infatti hanno un'apertura e sulla pianta. Tu puoi utilizzare. Infatti che agevolano questo movimento per inserire il salvapunta nel caso la ballerina scegliesse di metterlo dentro le calze, quindi a contatto con la pelle. Domanda, è sempre obbligatorio nella danza classica l'utilizzo delle calze? Sì, a lezione è sempre, okay. Bisogna sempre indossarle con il body e mentre per quanto riguarda uno spettacolo, anche avvicinandosi più al mondo moderno, si possono avere delle eccezioni, infatti alcuni danzatori non utilizzano la calza in base anche al... all'abito che indossano per quel determinato balletto. Ok, invece poi nella danza contemporanea la calza non è necessaria. No, non è necessaria, esatto. E via. Sì, sì. È stata davvero una puntata interessantissima anche questa. Mi riesce a stupire ogni giorno di più. Allora, io ringrazio voi di essere stati qui con noi in questa domenica mattina così piacevole. Vi auguro un proseguimento di giornata davvero doc. Anche a te una buona settimana. Grazie. E ci vediamo domenica prossima per delle altre cose meravigliose sul mondo della danza classica e della danza contemporanea. Sì, buona giornata. Grazie Martina, ciao ciao a tutti voi.